Consegniamo a Dolistat, Paolo, cosa succede oggi, primo giorno? Primo giorno, ressa tremenda agli sportelli, probabilmente perché la gente non ha inteso che non c'è l'obbligo di consegnarlo oggi, ma c'è tempo fino al 20 di novembre come consegna spontanea. Dopo il 20 novembre saranno i nostri rilevatori del comune che gireranno presso l'abitazione per vedere chi non l'ha consegnato ancora, eccetera. Noi consigliamo quindi alla gente di stare tranquilli, non fare ressa in questo momento, i primi giorni venire magari solamente chi deve compilarlo completamente, mentre chi deve solo consegnarlo perché è già stato capace ed è stato in grado di compilarlo, di venire verso fine ottobre, primi di novembre, perché sarà in quel periodo che la consegna sarà più veloce, perché la sportella cosa deve fare purtroppo? Per chi non ha compilato diamo una mano a compilare, pertanto ci vuole il tempo che ci vuole, mentre chi l'ha già compilato noi dobbiamo solo fare una verifica veloce e informale dei dati che sono inseriti, se sono stati compilati soprattutto alcune caselle che sono importanti che l'ISTA ci ha chiesto di verificare, e diamo immediatamente una ricevuta. Poi ricordiamo anche la cosa che i cittadini non è solo presso il comune che possono venire, c'è un'altra sede presso il centro sociale, ma soprattutto che possono andare presso le poste per chi deve solo consegnarlo, perché chi l'ha compilato deve solo consegnarlo, può andare in posta, lo lascia lì, passare alle poste che lo manda a noi e le poste daranno una ricevuta tranquillamente, però anche loro sono attrezzati per questa cosa. C'è anche internet, si può andare, c'è anche internet, non l'ho sottolineato, ma semplice fatto, come sono stato detto anche dai media nazionali, è un attimino bloccato, probabilmente non so perché non hanno pensato che ci fosse un grande afflusso, invece c'è stata una grossa richiesta, infatti anche noi come ufficio non riusciamo a collegarci per farne qualcuno via web, quindi stiamo raccogliendo solo il cartaceo, però anche per quello dico alla gente, tranquilli, aspettate, c'è tempo fino al 20 di novembre, sia per la consegna, quindi se uno aspetta anche fino alla fine mese, poi presumo che l'Istat riesca a sistemare i programmi, quindi si potrà fare via web, che è la cosa migliore perché non si fanno code, sia subito la ricevuta e sia subito la verifica che le risposte sono corrette, quindi consigliamo sempre via web e poi l'ultima istanza qui da noi in posta. Buon lavoro. Grazie mille.